Passato il quarto accademico, sì. Siamo tutti, ringraziamo i presenti, prego di accomodarsi i relatori, io sono soltanto il moderatore e quindi il presentatore, quindi Loreto accomodati, come innanzitutto i ringraziamenti, io sono Agnese Magni, il presidente del Centro Studi Civitanovesi, ringraziamo l'amministrazione comunale di Montecosaro che ci ha così gentilmente accolti, chiamerò fra pochissimo Marco Cingolani a fare un saluto. Centro Studi Civitanovesi a Montecosaro, perché Civitanova non è stata sensibile. Noi siamo un'associazione che da quasi 30 anni si occupa di storia locale e questo argomento che presenteranno Loreto, Miriam e Gennaro Pisco non è esattamente di storia locale, però qual è il collegamento? Noi circa 5 anni fa, fra il 2010 e il 2011, abbiamo tenuto, questo è necessario per capire perché sono qui e non parleranno di argomenti civitanovesi, ecco, la cosa più vicina alle Marche è il porto d'Ancona che è servito per smistare questi deportati e mi sembra un funzionario di origine maceratesi che scrive che ne ha deportati un tot numero. Dicevo, perché quando 5 anni fa, fra il 2010 e il 2011, ci siamo occupati del 150esimo dell'Unità d'Italia, abbiamo dato un taglio particolare alle nostre conferenze chiamando il ciclo di 9 incontri che è durato oltre un anno altri risorgimenti, cioè abbiamo dato voce a quelle persone che cominciavano o continuavano quel filone che è brutto chiamare revisionista perché il revisionista ricorda come se uno la storia la cambiasse o la negasse, ma voi sapete che la storia la scrive sempre chi vince, quindi gli etruschi li conosciamo poco perché i romani hanno fatto Piazza Pulita e hanno vinto. Conosciamo pochi cartaginesi perché i romani hanno vinto e così tutte le persone che vincono del proprio nemico o ne parlano male o lo distruggono, anche storiograficamente. Quindi hanno vinto i piemontesi, si è fatto l'Unità d'Italia, ma papalini e borbonici non hanno potuto dire la loro. E quindi adesso, a 150 anni di distanza, abbiamo pensato che certe cose si potessero finalmente riscoprire senza essere persone che mettono in dubbio né l'Unità d'Italia né altre conquiste che abbiamo avuto con il risorgimento, però raccontare le cose come sono state. E ormai è una cosa che si sta piano piano sdoganando. Allora dicevo, dopo quel ciclo chiamato Altri Risorgimenti, dove abbiamo chiamato personaggi che hanno appunto parlato del Regno Pontificio come del Regno Borbonico, abbiamo anche fatto delle conferenze più tradizionali, quindi Cavour, Mazzini, Garibaldi, insomma, però abbiamo concentrato il grosso delle conferenze su questa storia che è poco conosciuta. Allora, a distanza di 4 anni, queste conferenze sono tutte sul web, durano circa un'ora e mezzo, e sono sul sito centrostudicittanesi.it, e a un certo punto ricevo una telefonata l'anno scorso da Loreto, che non conoscevo, da Miria, che loro abitano in Toscana, vicino Firenze, appunto un architetto e un insegnante, che mi dicono, complimenti delle conferenze, vorremmo entrare in contatto con voi perché siete state persone sensibili su questi argomenti, anche noi studiamo queste cose. Allora piano piano è nata un'amicizia, il bello di queste cose che facciamo volontariamente e questi studi che appunto ci occupano tutti i momenti liberi è il fatto di conoscere altri studiosi locali e quindi la cosa nasce cosa, alla fine abbiamo detto ok, ci siamo visti 2 mesi fa, abbiamo deciso di fare questa conferenza che poi è stata fatta a Montecosaro piuttosto che a Civitanova perché a Civitanova non interessava. Quindi loro parleranno di questi deportati, una cosa molto grave, decine di persone, cioè più di 10.000 persone, che durante il tempo della cosiddetta guerra al brigantaggio sono state strappate dalle loro terre d'origine, che sostanzialmente sono tutti regnicoli, cioè ex sudditi del regno borbonico, che sono stati deportati senza grossi problemi giuridici, anche per 5 anni mi sembra, ce lo diranno meglio i relatori,
soprattutto donne e bambini, minori quindi. E questo perché sostanzialmente? Perché c'era la guerra al brigantaggio, guerra civile sostanzialmente, e quindi bisognava fare terra bruciata intorno alle famiglie dei briganti, dei cosiddetti briganti. E quindi se tu che sei alla macchia da qualche parte, poi Cingolani parlerà, e sei da qualche parte alla macchia, in Molise, in Basilicata, eccetera, e ti portano via moglie, nonna e tre bambini, tu ci ripensi a stare ancora alla macchia, oppure comunque dopo un po' torni a casa. Questo è almeno quello, una delle chiavi di lettura. E poi la cosa che ci ha impressionato è che non potevano non sapere, cioè tutte queste cose che lui ci farà vedere sono passate in Parlamento, quindi sono state votate. Non erano cose segrete di un'associazione para, no, erano tutti atti statali che pochi hanno consultato, loro sono fra i primi, e quindi diciamo tutte cose che sono poco conosciute erano all'epoca alla luce del giorno. E quello che a me ha colpito quando ho detto sì, facciamola, e quindi ho spiegato perché, anche se non parlano di Civitanova o di Montecosa, la facciamo, è che all'epoca in Parlamento, nel primo Parlamento italiano, c'erano tantissime personalità intellettuali, nobili. Io penso a Verdi, è stato un senatore del Regno, no? C'era Garibaldi, c'erano tutte queste persone importanti, e o votavano senza guardare cosa gli passava sotto, oppure anche loro, queste personalità importanti, penso a giuristi, a filosofi, a intellettuali, a storici, nessuno, per quello che ne so, si è opposto a queste deportazioni, a queste, insomma, questi abusi di potere, probabilmente. Perché? Perché consideravano le donne, i minori o i meridionali cittadini serie B? Era inevitabile? Non lo so, adesso la storia ce lo dirà meglio. Tanto lascio la parola, scendo io col microfono così non fai strada, a Marco e poi iniziamo. Grazie, grazie tantissimo, ringrazio innanzitutto i relatori che ci hanno donato questa serata che potrebbe essere molto interessante per una serie di motivi. Il primo motivo è perché questo periodo storico che andiamo a trattare è un periodo non molto conosciuto dagli italiani, è un periodo che è tendenzialmente dimenticato o volontariamente dimenticato, quindi è bene trattarne anche nelle piccole realtà che fondamentalmmente hanno fatto l'ossatura dello Stato italiano. Oltre a questo è importante capire che la maggior parte delle deportazioni che vengono fatte sui territori vengono prima di tutto fatte sugli italiani, o sono state fatte sui tedeschi quando sono state fatte deportazioni in Germania, vengono fatte dai italiani sugli italiani, dai tedeschi sugli tedeschi, una guerra civile di deportazione. Sembra un paradosso, ma così è. Basti ricordare il progetto Action in Germania, dove venivano deportati, prima di essere deportati gli ebrei, venivano deportati i tedeschi con difficoltà mentali o con malformazioni o quant'altro. Qui è politica, quello che ho capito parlando con Alvise, qui la questione è politica, prettamente politica. Si cercava di trovare un nemico e si cercava di nasconderlo nel tempo, questo nemico, e farlo sparire. L'obiettivo di far sparire un nemico è un obiettivo che secondo me una parte della storia deve in qualche modo ricordare, perché è vero che l'unità d'Italia è stata formata da grandi vittorie, ma ogni grande vittoria porta con sé un grande ombra, perché le vittorie vengono costruite sulle ombre, e le ombre devono essere ricordate almeno 150 anni dopo, se non nell'immediato. Ecco, quindi vi ringrazio di essere qui stasera, ringrazio Alvise, il Centro Studi, ringrazio l'Archeo Club che in qualche modo ci ha dato una mano, ringraziamo gli sponsor e spero che possiate uscire da qui con una concezione più chiara di quello che abbiamo subito o che hanno subito i nostri conterranei. Grazie. Stavo dimenticando, l'Archeo Club d'Italia 16-19, la professoressa Vecchiarelli non può essere qui perché ha la manifestazione a Roma, la manifestazione sulle famiglie, quindi si scusa, e dirò e poi lascerò finalmente la parola ai relatori. Iniziano Loreto e Miriam, si dovranno spegnere le luci in sala perché così vedrete meglio, mi sembra che questo sia il massimo della grandezza dello schermo, ma penso che si vedrà bene. Poi a un certo punto si interromperanno perché ci saranno ci sarà l'intervento del professor Gennaro, che quindi farà un inserto, e poi ricominceranno loro. Il tutto durerà circa un'ora, perché vogliamo lasciare la parte finale, perché penso che qualcuno di voi avrà qualcosa da dire o da ridire, per un dibattito, perché io ci tengo sempre che le nostre conferenze bisogna far parlare i relatori, quello che hanno da dire, e ricordo che è sempre responsabilità di chi parla quello che
dicono, insomma, è onere e onore dei relatori. Però poi bisogna avere il tempo del contraddittorio, perché se qualcuno vuole chiarimenti, dissente, oppure c'ha qualcosa da aggiungere, ci deve essere sempre un po' di spazio. Quindi speriamo di non fare troppo tardi, ricordo ai relatori di non... sono tantissime le slide, non le dovremmo vedere tutte. A un certo punto poi ci sarà anche una lettura, vi dovrete dire dove io dovrò leggere, così cambiamo anche le voci. Non so se c'è Stefania in sala, non la vedo. Ah, ok, benissimo. Allora. Intanto abbiamo qua già un'altra lettrice, quindi diamo la parola a Loreto e Miriam, che iniziano con la relazione. C'è anche l'altro microfono. Sì. Io intanto vi lascio questo. Sì. Okay. Io mi associo ai ringraziamenti e li estendo. Ringrazio tutti quelli che hanno, i miei relatori che mi hanno accompagnato, le autorità che ci hanno permesso di essere qui questa sera. Ringrazio in modo particolare il Comune di Montecosaro per la sede che bellissima, prestigiosa, che ci ha concesso, e lo ringrazio nella persona del sindaco Reano Malaisi e del consigliere Marco Cingolani e anche nel signor Paolo Scipioni che ci ha gentilmente aperto. Ringrazio anche l'associazione Centro Studi Civita Novese, nel professore Alvise Manni che avete sentito, e ringrazio le persone che collaborano in qualche modo per quello che faremo. Come vi ho detto prima, vi prego di non fare fotografie o riprese, perché alcuni documenti, io sono molto preciso, chiedo sempre l'autorizzazione al mostrare e al pubblicare. Buona parte sono autorizzato, altri no, perché sono arrivati all'ultimo momento, una settimana fa ne ho trovato degli altri, perciò vi chiedo la pazienza di non fotografare. Ecco. Possiamo abbassare un po' le luci, quindi così si vede meglio. Scusate se mi sposto. Una sera particolare, e in questa sera particolare, in questo incontro particolare, c'è una dedica anche particolare, e questa consentitemela. La serata di oggi vorrei dedicarla ad Achille. Achille è un ragazzino originario di Sora, della provincia di Frosinone, e questo ragazzino incontra il Risorgimento, lo incontra in un modo drammatico. Ora ce lo racconta Tiziano. Come ha detto Loreto, vogliamo dedicare l'appuntamento di questa sera ad Achille, un ragazzino di Sora. Lui diceva di avere 15 anni, il comune diceva 17. Achille era un ragazzino che nella tarda primavera del 1862 incontrò senza volerlo il Risorgimento. Achille lo incontrò nei soldati adulti dell'esercito piemontese che da eroici patrioti risorgimentali unificatori, combattenti per l'unità della nazione, avevano invaso ed occupato con le armi la sua terra e la sua vita. Achille, figlio di Saverio e Maria, contadini, incontrò il suo destino quando il grano era maturo, al tempo della mietitura, proprio come adesso. Achille, nel nome, aveva il suo destino. Doveva morire per mitologia del Risorgimento, non per vulnerabilità del tallone. Achille incontrò il Risorgimento in una scarica di pallottole di soldati piemontesi che lo bucarono da parte a parte e lo lasciarono morire a terra, nella sua pozza di sangue. Achille aveva 15 anni. Lo stato dell'arte. La quantità di documenti che abbiamo incontrato è enorme. Allo stato attuale, e utilizzo un termine del professor Francesco Mario Agnoli, che è stato consigliere superiore della magistratura nel quadriennio 86-90 ed attualmente è presidente della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bologna, quindi una persona molto autorevole. E lui mi ha consentito di utilizzare questo termine, universo concentrazionario, perché lui stesso mi diceva di aver preso da Solzhenitsyn. Allora, allo stato attuale, dai documenti certi che abbiamo,
sorgono tre problematiche che riguardano l'azione dei risorgimentali. Queste problematiche riguardano, numero uno, la carcerazione dei militari borbonici ed ex garibaldini ed altri condannati che non sappiamo, civili, forse civili. Il secondo punto è l'emigrazione politica nelle città maggiori, esuli e fuoriusciti confinati con misure repressive di polizia, e questo dal 1862, una quantità considerevole. La terza è invece l'argomento di cui noi ci siamo occupati in un modo più stretto, ed è la deportazione di civili, uomini, donne, bambini, neonati, lattanti, nei posti dove vedremo. Quello che abbiamo segnato viene tutta da documentazione certa. A questo si unisce un altro punto, la tratta dei minori, perché con decine di migliaia di persone fucilate, con decine di migliaia di persone deportate, e ci siamo chiesti, ma i bambini che fine hanno fatto? Abbiamo trovato il fenomeno del pauperismo e abbiamo trovato una realtà terribile, che ora vedremo insieme. Nell'universo concentrazione, perché tutti questi processi non sono così facili, abbiamo trovato due fenomeni. Al primo punto, dove abbiamo detto la carcerazione dei militari borbonici che riguarda o ex garibaldini, riguarda fortezze sabaude. E in queste fortezze sono state fatte delle azioni piuttosto consistenti e gravi. La prima, grazie a Ferdinando, che è un medico, sono riuscito a capire in che cosa consisteva la inanizione, cioè punizioni progressive di privazioni. Già in carcere non è che si mangi bene o si stia bene, però se ti danno due punizioni consecutive di 15 giorni a pane e acqua, ma chissà se l'hanno avuta pane e acqua, e se queste punizioni sono state irrorate dal direttore, sono state date dal direttore consecutive, è facile che un terzo della popolazione carceraria muoia. E di fatti molti entrano in buona salute, registrati in buona salute, e poi muoiono in carcere. E quasi tutti, quelli che sono un terzo circa, sono morti per inanizione, cioè per punizioni consecutive e mancanza di cibo. Invece, e poi lo vedremo in un documento particolare che è un certificato medico, per quanto riguarda la deportazione si manifestava il fenomeno della cachessia, che è la debilitazione dell'organismo ed esposizione alle malattie per insufficienza cronica di cibo o di pessima qualità. Vi posso garantire che ci hanno guadagnato tutti, e lo vedremo. Però tutti sapevano, ce l'ha detto Francesco Marzio Proto, ci ha detto che venivano inviati in Sardegna o in Toscana, mutati per le maremme pestifere di Oristano, e in Sardegna ne hanno mandati tantissimi, poi vedremo anche a fare cosa. Ferocissime berbere chiamava. Oh, fu una questione politica? Sembrerebbe di sì. Ma ce lo dice la Marmora. Alla domanda nella commissione Castagnola, no? Siamo al 13 gennaio 1863, il presidente domanda se il brigantaggio ha una direzione politica, cioè il movimento insurrezionale di resistenti, di reagenti, ha una direzione politica. La risposta è, il generale risponde che non è né intelligente né compatto, ma che l'hanno. Quindi hanno una direzione politica. Abbiamo festeggiato. Nel 2011 lo Stato ha speso 4 miliardi di euro per i festeggiamenti. Vedete la Marcegaglia, credo che sia una vostra corregionale, non vorrei sbagliare, correggetemi se sbaglio, e ha fatto qualche dimostranza, che ha detto in un momento di crisi non è il caso di spendere tutti questi soldi, ma non è che è servita molto.
La fonte è autorevole, sole 24 ore. Ah, c'è il vizio di festeggiare? C'è. Si è sempre festeggiato. Guardate questo particolare, Gazzetta del Popolo, siamo il 18 febbraio 1861 e si festeggia prima della dichiarazione del Regno d'Italia. E guardate che gioco di parole, il signor Ardenti fa i fuochi artificiati. E le musiche, come vedete, c'è anche Verdi. Verdi fu voluto da Cavour, fu eletto e stette 5 anni in Parlamento. E durante la sua presenza in Parlamento, non sappiamo che cosa abbia votato, però un dubbio viene che queste leggi che ora vediamo sulla deportazione le abbia votate anche lui. Voglio farvi una piccola nota, continuità, parliamo di un attimo di continuità, che la vedremo durante l'esposizione. E tutti i personaggi fautori, diciamo così, eroici del Risorgimento, furono, in qualche modo, ebbero onorificenze sabaude, quasi tutte. Queste onorificenze sono passate poi, dopo, nelle varie epoche storiche, alla Corona d'Italia, poi dal 1951 al 2001 alla Repubblica e poi quella che chiamano la Seconda Repubblica, 2001, sono state modificate. Se vi interessa, questa prima qui che vedete è quella del Cavaliere, se vi può interessare. A questo punto dobbiamo parlare di cose serie. Si è parlato di documenti e ora li dobbiamo vedere. Guardiamoli insieme. Allora, qui siamo al 12 maggio 1864. Dove parte questo documento? Parte dal Ministero dell'Interno. Ma da cosa? Da quale sezione del Ministero dell'Interno? Divisione 1, sezione prima. Ufficio del domicilio coatto. Ma come, signori? Gli storici, gli accademici, cattedratici, nessuno di questi sapeva, ha mai saputo che esisteva nel Regno d'Italia un'apposita sezione del Ministero degli Interni, divisione 1, sezione 1, domiciliati coatti? Nessuno? Chiediamocelo. Cosa dice questo documento? Il numero dei domiciliati coatti che restano ancora negli assi nella provincia di Cagliari è imponente. Ma che vuol dire imponente? 1000, 2000, 10.000, 20.000, quanti sono? Questi sono i posti dove, dai carteggi che abbiamo rinvenuto, sono stati inviati coatti dappertutto. Lipari, le isole al largo della Puglia, Ponza, Ventotene, da Ancona c'era uno smistamento, una partenza, probabilmente dal Lazzaretto. Ci riserviamo di indagare anche in questo senso e di darvi anche una risposta, visto che siamo in questa regione. Guardate quanti luoghi sono stati inviati, in quanti, dappertutto. E noi ci concentreremo in modo particolare sull'arcipelago toscano, qui. Ma la Sardegna, guardate, quanti ne sono andati in Sardegna non se ne sa. Ancora non se ne sa, ma sappiamo come fare per saperlo. Allora, questi sono tutti i luoghi certi, perché nei carteggi sono scritti isole e terraferma. Chi ha iniziato? Al governo c'era Minghetti, al Ministero degli Interni c'era Peruzzi e ora questa è dolorosissima questa cosa perché procurerà urticarie dappertutto. L'ideatore della deportazione è Silvio Spaventa e purtroppo, se dobbiamo parlare di continuità come ci siamo detti all'inizio, purtroppo, come potete vedere, questo è il sito ufficiale della Camera dei Deputati, Silvio Spaventa è stato commemorato anche dai padri costituenti,
nessuno sapeva. Ok, allora, governi, nei primi 8 anni, governi, ministri degli interni e attuatori di questo piano di deportazione. Il primo è Silvio, lo vediamo in Lettere Politiche, in un libro su di lui, sul suo carteggio, vedremo che lui lo confessa a suo fratello Bertrando. Poi seguirono Carlo Aveta di Capua, poi D'Afflitto, Ariano Irpino e poi finalmente uno di Pomaro Monferrato, uno del nord, perché se ci fate caso questi tre sono meridionali. Uno, Bomba, Chieti. Due, Capua, Ariano Irpino. Oh, il meccanismo della deportazione sono queste leggi. La prima è la legge famosa detta legge Pica, fatta il 15 agosto 1863, la 1409. S'accorgono dopo 5 giorni che hanno fatto la legge, ma non hanno detto a chi si applica. Corrono, di corsa, fanno un articolo, Regio Decreto, unico articolo, 1414, 20 agosto, e dichiarano quali sono le province infestate dal brigantaggio. Guardate sulla destra chi le firma, Il 25 agosto esce il regolamento d'attuazione della legge Pica. Inizia da lì la deportazione. Questa legge fu reiterata il 7 febbraio, siccome considerate speciali, però fu continuamente reiterata sin dall'anno successivo, 7 febbraio 64, sempre Peruzzi, come vedete, Regio Decreto nel 1664. Si accorgono che ci sono anche altre province in cui c'è brigantaggio, reazioni, reagenti, e le dichiarano e mettono la Sicilia, perché nella prima non avevano messo la Sicilia, ma noi vi mostriamo i registri, dove una parte dei registri, una piccola parte, dove deportarono i siciliani anche al di fuori di questa legge. E un vostro corregionale, Diomede Pantaleoni, che fu incaricato di fare una inchiesta di Macerata, ha incaricato Fuoricasoli, disse chiaramente, in modo esplicito, in Sicilia il brigantaggio non esiste. Ovviamente questa legge ebbe successive applicazioni. Arriviamo a Crispi, dove la durata della punizione, diciamo, chiamiamola così, era fissata a 5 anni. Oh, e questo è un documento estremamente importante, uno dei documenti cardine di questa presentazione. Questo è un libro edito, mi sembra, nel 27 o nel 29. Lettere Politiche, una raccolta di lettere di Silvio Spaventa, e qui in questo caso la segretario generale dell'interno scrive a suo fratello. Questa la dobbiamo leggere, non vi annoiate perché è importante, è un passaggio molto importante. Quanto al brigantaggio, c'ho un piano e spero riuscirà. È il piano da cui lui fu incaricato di attuazione, di attuarlo. Il ministero sarà riformato, entreranno 3 capi di divisione napoletani, andranno via 2 capi di divisione piemontesi e 4 o 5 di sezione, che sono quelli che formano il nucleo della camorra subalpina. Ma scusate. Abolirò le direzioni generali, salvo quella delle carceri, e difatti, lo vedremo nel documento principale di firma Peruzzi, che da ministro degli interni ha a sé anche la direzione generale delle carceri, lo vedremo tra poco. Delle carceri, per ora, che sono il mezzo più potente a cui la burocrazia si è aggiunta ad essere e si mantenga quasi indipendente dai ministri. Tutte queste cose
sono già deliberate, ma non vedranno la luce prima della fine dell'anno. Siamo nel 1864, gennaio 1863, abbiamo visto le leggi che vengono approvate ad agosto. Eccolo qua. Poi, contemporaneamente, avrà luogo un movimento di prefetti, e questo è importantissimo perché mandarono senatori a fare prefetti. E questa è l'applicazione del piano Spaventa. Ho visto il re e da lungo. Ne aveva parlato, ovviamente. Allora, secondo il mio parere, il Risorgimento è stato un colpo di Stato, perché censura della stampa, manipolazione e condizionamento ideologico con teorici, noi ne vedremo solo tre, velocemente, ora accelero. Società segrete inglesi che comandano l'azione militare, voi tutti sapete molto bene che la legione anglo italiana migra parte di questa nei cacciatori delle Alpi, e poi si attua l'aggressione economica e la repressione politica che vedremo ora, tra poco. Abbiamo un problema grosso, un problema etico e morale, perché filosofi, storici, giuristi vengono nominati direttamente per regio decreto. Ed è un problema grosso, un'abitudine che c'era già nel Regno di Sardegna. Vi posso garantire che mi sono letto le gazzette ufficiali precedenti all'Unità d'Italia e anche successive. In quel passaggio lì nominarono tutti, persino i bidelli delle università. Inventarono meccanismi per cui l'accumulazione degli impieghi e degli stipendi era interdetta, ma non per tutti. L'avvocato Giuseppe Pisanelli faceva contemporaneamente professore di diritto costituzionale e incaricato del Dipartimento di Giustizia. Come vedete, c'è un piccolo dettaglio in questa fotografia che non rimanda al freddo. Non è che si infila la mano nel cappotto perché fa freddo. Ipotizziamo altre situazioni. Come si può non dire nei processi storici quanto affermava lo Zenzero? Guardate, questo è un articolo del 1862, demolizione dello Stato sociale. Il ministro degli interni ha fatto con tutta la forza la repressione per dare l'ultimo colpo a quei popoli. Stiamo parlando dell'aggressione, che è un'aggressione chiara e tondo. Sella ha disciolto la direzione del registro e bollo. Pepoli ha soppresso la direzione d'agricoltura e la più bella zecca d'Italia. De Pretis lo scioglimento dei lavori pubblici e il collegio medico. Scusate, ma lo scioglimento del collegio medico è grave, una questione sanitaria gravissima. Poi, ministro della Marina ha menato il regolamento ed altre diminuisce il numero degli operai, è tutto contenuto qui dentro. Ai tabacchi furono licenziate molte lavoratrici, la via ferrata da Capo a Salamanca, tutti gli operai sono stati mandati a spasso, c'è un aumento delle tasse, la decima di guerra, aumento delle pigioni, dazi sull'olio che prima non avevamo, aumento del sale, 12.000 licenziamenti, industrie e dicasteri soppressi. Ditemi voi se non è demolizione dello Stato sociale questo. Ovviamente ci dobbiamo intendere, perché le menzogne che sono state dette sono davvero tante. Con migliaia di morti civili e fucilati, secondo Villari, Pasquale Villari, il brigantaggio è il male più grave. Lo scrive lui in Lettere Meridionali. Guardate, il brigantaggio è il male più grave che possiamo osservare nelle nostre campagne. E poi che cosa fa? Aggiunge: se laggiù il contadino e il povero sono di così pessimo stato e se la gente colta manca del suo dovere, non reagendo e non migliorando questo stato di cose, peggio per loro, resteranno ancora un pezzo nello stato di semibarbari. Nell'Italia centrale e superiore sapremo come siamo civili, talmente civili da potersi permettere 341 fucilati al mese.
lo dice la Marmora, questi numeri sono di la Marmora, 7151 solo dal 61 al febbraio 1863. Fucilavano tutti, fucilava Cialdini, io ho fatto il militare nella caserma Cialdini, scusate ma è terribile. Fucilava Cialdini, De Virgilis, Curci, Fumel, Pinelli, Galateri e la Marmora ovviamente, e la fonte Giacomo Margotti, 1865, e qui siamo al 21 gennaio 1863, 7000 fucilati. A questo punto Avvise ci legge questo documento che ho trascritto in modo che non possiamo sentire direttamente da lui il contenuto. Torino, 9 novembre 1863, Ubaldo Peruzzi. Per l'applicazione del disposto dell'articolo 5 della legge del 15 agosto del 63 sul brigantaggio, potrà avvenire che siano sollecitamente inviati individui sottoposti a domicilio coatto nelle isole dell'Elba, del Giglio, della Capraia e della Gorgona. Sono già in corpo tutte le pratiche relative per l'apprestamento di quanto possa essere necessario all'attuazione di un simile provvedimento e questo Ministero sarà sollecito di trasmettere a suo tempo a codesta prefettura tutte le occorrenti comunicazioni su questo proposito, di mano in mano che ve ne sia l'opportunità. Frattanto è utile che in via preparatoria per la cooperazione che dovrà prestarvi codesta prefettura abbia fin d'ora le norme e notizie che appresso. A seconda dell'articolo 13 del regolamento del 25 agosto 1863, per l'esecuzione del presato articolo di legge del D15 precedente, in ciascuna delle dette quattro isole, sopra rammentata, saranno destinati, avanti l'arrivo dei domiciliati coatti, gli ufficiali di pubblica sicurezza che dovranno incaricarsi della loro sorveglianza. Nei rapporti, pertanto, della contabilità e dell'amministrazione per le spese di sussidi, vitto, casermaggio, sdraio, vestiare a favore dei confinati, che giustifichino il loro stato di assoluto bisogno, ai termini degli articoli 15, 16, 33, 34 e 35 del regolamento, vedonsi la necessità di concentrare in un solo ufficio la superiore direzione e vigilanza contabile ed amministrativa, e il Ministero è venuto nella determinazione di affidare questo incarico alla codesta prefettura. Bene, furono nominati Cesare Gallo alla Capraia, Vincenzo Aymara alla Gorgona, Donato Parigi al Giglio, Giuseppe Cavalieri all'Elba. Quello che vedete qui è Ubaldino Peruzzi in piazza Indipendenza a Firenze, e ovviamente divisione 1, sezione 1 partivano questi ordini. E poi vedete una cosa che è molto particolare, che ho voluto mettere, alcune di queste lapidi, ed è rievocativa nel 2008 e si continua a celebrare questo risorgimento e i personaggi di questo risorgimento. L'ho messa apposta a contrasto per farvi vedere come chi dava ordini di deportazione in realtà viene ancora oggi celebrato, ricordato e celebrato, e vedremo successivamente anche altri personaggi di cui non dico dovremo vergognarci, perché, ma eticamente capire che cosa fanno e che cosa hanno fatto in passato e che cosa si fa oggi. Ecco, questo è un regolamento del 10 dicembre 1864, era passato già un anno e qualcosa, un anno e due mesi, che addirittura si sente la necessità di un regolamento. Ogni luogo, ogni isola che vedremo aveva un regolamento proprio e noi siamo rimasti accapponati di pelle perché ci siamo ricordati di questi regole e regolamenti che c'erano nei campi di concentramento. È terribile, hanno creato strutture, dove non bastavano le strutture hanno affittato, hanno preso in locazione locali, case, tutto quello che era possibile e immaginabile. Ci sono i contratti registrati con gli estremi di registrazione alla Corte dei Conti, li hanno messi in bilancio, sono spese che sono in bilancio, ma tutto questo non è possibile che nessuno abbia mai visto. Ma com'è possibile? Deportazione di civili messa a sistema, prassi, norma,
fidanzata. 60.000 vengono stanziate per l'arcipelago toscano. Ecco qua, vedete? E vengono anche stabilite le somme da corrispondere a diversi funzionari. E sempre divisione prima, sezione prima. E in più devono trasmettere una copia della situazione mensile. All'isola del Giglio non è, l'isola del Giglio non è solo il naufragio di un'imbarcazione per fare le vacanze, per fare ferie. All'isola del Giglio, a mio modesto avviso, c'è il naufragio del Risorgimento, perché all'isola del Giglio furono mandate le donne in modo particolare. Questa è una disposizione che dà direttamente Ubaldino Peruzzi, questa è la sua firma, l'ho accompagnata ogni volta che c'è un documento importante, e lui dà ordini e disposizioni in questo senso sempre dalla divisione 1, sezione 1, sotto il Ministero degli Interni, e siamo a Re d'Italia, non scordiamocela mai questa coordinata. Dice, come è stato già annunziato a codesta prefettura, l'isola del Giglio, essendo stata destinata per domicilio coatto delle donne confinate, le quali non siano unite ai loro strettissimi parenti come mariti, genitori o figli. Come? Allora è implicita l'ammissione che deportavano anche i figlioli, anche i bambini, è lì dentro. Ho un'altra di quelle diapositive complicate, ma vedremo di svertirci subito. Allora, Regio Decreto 21 maggio 1866. In ogni luogo e provincia è istituita una giunta di 5 magistrati. E questo è il meccanismo della deportazione. Questi 5 magistrati danno il parere di convenienza di assegnare il domicilio coatto alle persone designate. Ok. Presso il Ministero dell'Interno è istituita una giunta composta di 3 magistrati per rivedere i pareri emessi dalle giunte consultive provinciali. Ma come? I documenti venivano inviati al Ministero degli Interni? E dove sono questi documenti? Poi le persone ai quali è assegnato il domicilio coatto sono soggetti alle seguenti disposizioni: 1. Non possono allontanarsi; 2. Non possono abbandonare l'abitazione; 3. Non possono uscire dalla loro abitazione dopo un'ora di notte; 4. Devono avere costantemente presso di sé una carta di permanenza; 5. Devono presentarsi agli ufficiali di sicurezza pubblica. In più, chi non ha mezzi di sussistenza è obbligato a lavorare. Deportati e obbligati a lavorare. Ma lo sapevano tutti, c'erano dei teorici. Il primo di questi che abbiamo individuato è Gerolamo Boccardo, che addirittura si vantava, vedete, il nostro Near Sud, è visto come una terra di conquista, e scrive, io non discuterò qui certo il grave e tanto controverso problema della deportazione, parla di deportazione, ma non posso tacere che i nostri odierni domiciliati coatti per brigante e per mantengolo sono una ben povera e meschina cosa a paragone di ciò che la Cayenne e la Francia, Benjamin Norfolk per la Gran Bretagna. Noi abbiamo sempre questo vizio, da sempre, ci rifacciamo sempre all'estero, sempre, facciamo sempre l'esempio dell'estero. Un altro è Carlo De Cristoforis. Carlo De Cristoforis è un personaggio veramente singolare e che ha insegnato, come potete vedere, nei collegi di Parigi e a Londra, Salisbury in Londra. Che cosa ha insegnato? Ha insegnato tecniche di guerra. E questo libro, Post Mortem, ha in sé due frasi che mi hanno colpito molto. Uno, va più un giorno di battaglia che un anno di studio. E un'altra, che è il principio somma della guerra, è
la vittoria è decisa dalla lotta della massa. Guardiamoci bene e riflettiamo. Tutto il Novecento, tutte le guerre del Novecento sono basate su questo principio. Ma io l'ho scoperto lui attraverso Mario Talamona. Ma chi è Mario Talamona? È un personaggio che è stato, con un curriculum di tutto rispetto, di altissimo profilo, è stato, ha attraversato tutta la finanza italiana del secondo dopoguerra. Cercherò di essere veloce, eh? Presidente della Banca del Monte di Milano, presidente della Banca del Monte Lombardia, presidente dell'Associazione Italiana Internazionale dei Pubblici Istituti di Credito, vicepresidente dell'Associazione Italiana Internazionale dei Pubblici Istituti di Credito, dell'ABI, dell'ACRI, dell'IPACRI, dell'IPI, della Cariplo, membro del consiglio di amministrazione del comitato Mediocredito, vicepresidente della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, presidente Fondigest SGR, presidente di Intesa Asset Management, membro del consiglio di amministrazione dell'Università Bocconi, presidente di Intesa Holding Asset Manager, vicepresidente di Nextra Investment Manager, muore nel 2006 con questa carica. E poi ovviamente lui ne ha scritto in modo rievocativo, ma siamo a questi giorni, quindi noi parlavamo di continuità all'inizio. Sono un curioso, cerco in rete e trovo un sito intestato a De Cristoforis, Centro Studi De Cristoforis, e con molta mia sorpresa, sono rimasto di stucco, trovo che sono accreditati il SISDE, AISI, Intelligent Strategy Militare, e ne ho riassunti, ce n'è tantissimi. In più, tra i membri del comitato scientifico troviamo Ansaldo e Finmeccanica, troviamo lo Stato Maggiore della Difesa e il Ministero degli Interni. Ma scusate, ma l'Italia non è un paese che ripudia la guerra? Non ha nell'articolo 1 una bellissima definizione, un paese fondato sul lavoro? Il terzo è Vincenzo Garelli, il teorico del piano di educazione nazionale e della pedagogia dei coatti. Ci siamo detti un colpo di Stato, dopo un colpo di Stato bisogna anche educarli, i cittadini conquistati, no? E come potete vedere sono talmente precisi che imponevano ai domiciliati coatti lo studio di Settembrini, Parravicini, Tuart, Cantù, Pellico, doveri e prigioni. Ma aspettate, c'è anche Manzoni, prigionieri. A decarcerate delle persone deportate impone anche. In realtà non fu così, nessuno riuscì a studiare, perché dopo che ti hanno buttato in miniera o che ti hanno messo a lavorare nei campi, la sera non è che vai alla scuola a ripetizione, alla scuola serale. Uno dei personaggi più importanti che governarono questo processo di deportazione, perché incaricato al prefetto di Livorno, e Amari. Ritorna la questione della lapide nel 2006. Questo è un deportatore, signori, eh? Non stiamo parlando di. Stiamo parlando di senatori della Repubblica che vengono mandati a fare prefetti e che hanno 15 persone, 15 impiegati alle loro dipendenze per amministrare un'enorme quantità di deportati, che noi chiamiamo domiciliati coatti, la legge li chiama domiciliati coatti. Qui c'è una minuta che dice che lui percepisce 1200 lire, Ministero dell'Interno, credito aperto a seguito a richiesta. Eccolo Michele Amari, guardate le onorificenze, eh? Abbiamo visto all'inizio quelle sabaude, queste qui. Michele Amari, gran maestro della massoneria di rito scozzese, prefetto di Livorno, è per lo stato attuale, per noi
nei documenti è un deportatore, per lo stato attuale di plaudita saggezza, tant'è vero che nel Senato della Repubblica, attualmente, nel sito del Senato, è scritto: il conte Michele Amari, di stirpe antica, speso tutta la vita per la patria, per la famiglia, senatore del regno, e tenne con plaudita saggezza il carico di prefetto da prima a Modena e poi a Livorno. Un deportatore di plaudita saggezza. Non finisce qui. Di Amari abbiamo veramente una situazione amara. Le lettere politiche che abbiamo citato prima, c'è una situazione particolare. A pagina 57 c'è la raccomandazione di Antonio Labriola. Mi dispiace, ci sono situazioni che si stanno sgretolando e non è merito mio, non è merito nostro della ricerca, ma purtroppo alcune cose le dovremo rivedere. Dobbiamo essere un paese con la schiena dritta, non possiamo ragionare come senza schiena, e dobbiamo guardare in faccia la realtà. Antonio Labriola chiede, anzi il babbo chiede, raccomandazione a Silvio Spaventa. Silvio Spaventa dice: eccomi a Labriola, e scrive a Beltrando, detto Bertrando, il fratello, e dice: eccomi a Labriola, Rossi ti avrà scritto come Amari abbia più volte promesso di volerlo finalmente nominare professore titolare. Un buon politico, come sappiamo, promette tanto e non dà mai niente. Labriola mi ha scritto ultimamente una lettera straziante raccomandandomisi che lo aiutassi, pagina 57. Ma ora viene il bello, pagina 58, dice: la nomina di Amari non arriva. Silvio scrive a Bertrando: intanto ho provveduto alla meglio per figliuolo, lui. Con decreto legge del 13 gennaio 63, Antonio Labriola è stato nominato applicato di pubblica sicurezza, con lire 1000 di stipendio all'anno. Ma quando si ha fame ogni stipendio onesto è buono, dice. E poi dice anche: scriverò ad Afflitto, vedremo tra poco che cosa faceva ad Afflitto, di prenderlo nel suo gabinetto. Non potevo fare altro. I registri c'erano, gli oziosi e i vagabondi. Guardate, questo è la prefettura della provincia di Terra del Lavoro, da dove io vengo, ed è una disposizione precisa: devesi ogni mese trasmettere a termini di legge all'autorità politica del rispettivo circondario registro di una delle imputazioni della legge Pica, oziosi e vagabondi. Li trasportavano con un postale, almeno nell'arcipelago toscano. Il postale era della Rubattino e questi erano le fermate e gli orari. Arcipelago Toscano, questo è il documento originale. E questo era il postale Erba, una cartolina del postale Erba. Ovviamente è del 904, si vede che era ancora in navigazione. E questo adesso è l'altro argomento veramente doloroso. Qui a Cagliari, la destinazione a Cagliari, 100 alla volta, ma dopo la partenza dei 100 esistono nel lazzaretto, quindi in carcere, li detenevano in carcere, 212 nelle carceri, 12 sono donne circa, non si sa mai il numero preciso, diversi sono i locali che potrebbero apprestarsi provvisoriamente, non sapevano più dove metterli, e questo è il contenuto qua sotto. Queste sono sempre le famose onorificenze di cui dicevamo prima. Ancora altro per far utilizzare lazzaretto provvisorio, imminente deposito di coatti, Spaventa. Fermi. Non spedite più, fermate questa spedizione di coatti a Cagliari, non se ne può più. Non sapevano più dove mettere. Talmente forte e potente, Spaventa, da potersi permettere di scrivere lo stesso giorno dalla divisione 1 sezione 1, dare ordini dalla sezione 1
divisione 1, sezione 1, alla divisione 4, sezione 4. Questo per intendersi domiciliati coatti, questo è il personale che riusciva a gestire per tutte le attività di controllo. Oh. E qui purtroppo finisce l'avventura di Antonio Labriola, che era già stato nominato il 13-12-1863, lui era nel gabinetto del Marchese d'Affitto, Rodolfo d'Affitto, e questo documento, che è in pratica un'esecuzione del 2 gennaio, cioè viene eseguito, l'ordine viene eseguito il 2 gennaio 1864, qui Labriola, Antonio Labriola, era nel gabinetto del Marchese d'Affitto. Questo documento è il documento di entrata all'inferno del domicilio coatto. In questo caso è Rufo Giuseppe, che tra l'altro mi sembra che fosse, ci leggi, non si distingue bene che cosa facesse nella vita, eccolo qui. Però il 16 dicembre 1863 arriva la determina ministeriale per cui Rufo Giuseppe deve andare al domicilio coatto. Con questi documenti si entrava all'inferno del domicilio coatto. Con questi si usciva, foglio di via obbligatorio. In questo caso abbiamo Petringa Domenico, che il suo domicilio coatto finisce il 18 ottobre 1864, quindi se la durata era un anno, 18 ottobre 1863, ma nel 1863 la Sicilia non era ancora stata dichiarata infestata dal brigantaggio, e quindi questo è un abominio nel sopruso, al di fuori della legge. Il secondo foglio, invece, riguarda la signora Stabile Teresa di Nicola, da Giffoni Vallepiana, Saverno, era al Giglio, come abbiamo detto, vittata tutto il presente giorno, ha seco due figli. Altro foglio sciolto. Riassunto degli stati giornalieri di presenza dei confinati pendente il quarto trimestre 1863 e delle spese occorse per il mantenimento di due ragazzini di 5 e 6 anni e di due lattanti. Altri bambini, forse Anna, inizia a NN, Anna, figlia di Maria, Mariano è figlio di Clorinda. Tutti ci hanno guadagnato, tutti. Questo è un secondo avviso d'asta per la fornitura di vitto, ora lo vediamo, a domiciliati coatti. E tutto veniva gestito dal Ministero degli Interni, tutto. Questa era la tabella dietetica generale, tutto fissato, tutto prestabilito. Ma di questa roba qui, a quei poveri cristi, non è arrivato mai niente. La realtà è terribile. Si fa la norma, ma poi la sua applicazione viene rimandata a degli sciacalli. Questo signore qui, Martinti Serafino, metteva sotto il peso della bilancia, che dovevano pisarlo il vitto, metteva un contrappeso di pasta per alterare il peso di 56 grammi. Tutti alla fame. Carne marcia? Ok. Pane avariato? Sì, si ha anche la delicatezza di dire, invece di dire puzzolente, dicono odore intollerabile. Guardiamoli bene questi documenti. Con decisione del Ministero dell'Interno, quindi la deportazione di Stato è passata attraverso decisioni precise del Ministero degli Interni. Vedete, ci sono i numeri di riferimento a questa pratica. In questo caso è stato Izzo Raffaele mandato alla Capraia da Foggia,
Siamo al 1864, 16 maggio. Pisa, siamo a Pisa, uno dei luoghi di terraferma che abbiamo visto. Guardate, questi sono colpiti dalla legge 15 agosto 63 e quest'altri dal 7 febbraio 1864. Ben specificato, guardate. I luoghi, i paesi di provenienza, in questo caso ho cominciato a capire le unità e l'esigenza di capire da dove venissero. E qui siamo i detenuti alla Capraia 1863 e 64, un piccolo periodo. Vengono da tutte le parti, da tutte le ex province. Ne abbiamo trovato tanti anche dalla Sicilia, come vedete, terra di lavoro. I numeri non sono mai precisi, non si riesce mai a capire quanti sono effettivamente. Eccoli, questi sono quelli che sono stati deportati al 13 dicembre 1863 fuori da ogni legge. Questo veniva da Catania, da Catania, da Catania. Eccone altri. Catanzaro, Lecce, Napoli, Salerno. Vedete? Nomi, cognomi, la paternità, le provenienze. Poi c'è un fenomeno che abbiamo trovato, tante lettere che non furono mai spedite da nessuna parte, probabilmente ci guadagnavano qualcosa a scrivere. Questa è molto particolare. Scritta dalla Capraia e fa capire come quel pauperismo, quell'aggressione che abbiamo visto all'inizio, produce una situazione di povertà totale, fino all'indigenza. E questo signore dice, ho la madre decrepita di età e vedova, tre sorelle nubili che per alimentarsi la propria vita quasi vanno mendicando. Schiavi di Stato, abbiamo detto. Sì. Chiavi di Stato, qui firma Spaventa e dice, si attende ora la replica del Ministero, questo è un pezzettino di un documento, dei lavori pubblici, circa il progetto di occuparli sui lavori di ingrandimento del porto della Capraia. Ok, schiavi di Stato, abbiamo detto, Isola d'Elba, Rio e Via Marina, 160 individui, principalmente alle miniere, ove si troverà il maggior numero di domiciliati. E le miniere dell'Elba appartengono allo Stato. Quasi tutti i confinati a Rio sono stati impiegati nei lavori di quelle miniere e pochi poi ai lavori di campagna. Quel delegato mi informa anzi che l'ispettore delle miniere suddette non ha abbandonato il pensiero di collocare pure al lavoro quei pochi che sono rimasti inoperosi. Eccoli, questi sono atti del Parlamento, eh? Si sa benissimo che c'erano i domiciliati coatti in miniera, impiegati in miniera. Non solo in miniera, anche nella fabbrica dei tabacchi, come potete vedere, e qui siamo sempre alla Capraia. Addirittura c'è un decreto regio che posticipa, proroga i termini per la soppressione della manifattura dei tabacchi in Capraia. Ora vediamo perché. Ce lo dice Minghetti, Marco Minghetti, perché nel 1862 la resa sui tabacchi è di 63 milioni, ma nel 1864 è 73 milioni. E guardate che belle notizie che abbiamo qua sotto, no? E questo lo dice il ministro, eh? Il debito pubblico dei vari stati del 1859 ammontava a 90 milioni, nel 1861 era già a 162 milioni. Questo è un altro documento veramente importante. Questo signore qui che lo firma è Giuseppe Gadda, padre di Carlo Emilio Gadda, il famoso scrittore del pasticciaccio di Via Merulana. Ed è lui a utilizzare il primo documento che ci siamo incontrati,
a utilizzare il termine di concentramento e concentrati. Esuli napoletani e altri personaggi che hanno partecipato ai primi atti dell'Unità d'Italia. E come hanno partecipato? Prima uscendo, in questo caso con personaggi come Settembrini, Spaventa, che abbiamo già visto, Poerio, Pironti, Castromediano e Pica, quello famoso che della legge, prima fuoriusciti dall'Italia con il piroscafo Stewart, poi sono arrivati a Queenstown in Irlanda, dovevano essere esiliati in America invece in Irlanda, andarono in Irlanda, e questo, diciamo così, questa deviazione fu autore Raffaele Settembrini, il figlio di Settembrini, famoso scrittore. In realtà poi in Inghilterra loro ebbero altre frequentazioni che vedremo tra poco. Di deportazione, il primo a parlarne è Gnutta Vincenzo. Questo abbiamo visto, sono i verbali della Commissione Castagnola e sono pubblici, vedete, c'è la filigrana che è l'archivio storico della Camera dei Deputati. Allora, Gnutta Vincenzo, che è presidente di Corte di Cassazione di Napoli, parla di deportazione. Invece di concentramento è Pennacchio Giuseppe, prefetto dell'Isola d'Elba. Domanda Castagnola, ma domanda alla Marmora, parere sulla deportazione. E dice la Marmora, sì, è uno dei mezzi migliori ed è uno dei più temuti dai malviventi. Poi a pagina 8, invece a pagina 14 poi dice... a domanda sempre sulla deportazione, lui dice che la legge sulla deportazione sarebbe il miglior provvedimento che si potesse prendere. Invece Settembrini fa un appunto un po' diverso, dice: di fucilazioni se ne sono fatte troppe e siamo solo all'inizio del 63. Ancora Paolo Magaldi Paolo, sostituto procuratore presso la Corte di Napoli, sempre all'inizio del 1863, alla domanda sulla deportazione dice che sarebbe utilissima, ma nello stato attuale non può surrogare in modo assoluto la fucilazione. Perché servirono questi deportati? A cosa servivano? Perché li mandavano in miniera? È semplice, perché all'Elba, come vediamo, c'era l'estrazione di minerali che poi venivano utilizzati per il ferro, e invece Nord Italia, come possiamo vedere, Baveno, Pallanza, Magione, c'era il rame, e questo grazie a Cavour fu fatto un accordo nel 1862 con gli inglesi, e addirittura formarono una società, come vedete, per il rame. E ovviamente negli accordi economici entrò Sir James Hudson, che era un funzionario inglese che era molto addentro nelle questioni parlamentari nostre a Torino. E purtroppo, come possiamo vedere, ogni tanto ci scappa una lapide, questa del 2010, e fu fatto un articolo unico per lui, vedete, per poter essere ministro plenipotenziario, per poter essere a Londra e controllare questi accordi fatti con gli inglesi. Ora cedo un attimo la parola a Gennaro, che vi parla di come questi personaggi nostri italiani approdano in Inghilterra e chi incontrano, che cosa incontrano. Buonasera a tutti, farò un brevissimo excursus sui nominativi innanzitutto che sono stati elencati dall'architetto Giovannone. Le posso garantire dalle ricerche effettuate che non c'è un solo personaggio dei cosiddetti padri della patria che non sia stato massone. Volevo parlarvi innanzitutto di alcuni personaggi, di maestri occulti della massoneria che hanno agito come eminenze grigie
al di fuori dell'Italia. Il primo è Giacomo Filippo Lagaita, nato a Manduria, anche questo meridionale, ahimè. E l'altro invece è Antonio Maria Panizzi, personaggi occulti per quale motivo? Il primo, Giacomo Filippo Lagaita, si laureò a Napoli, giurisprudenza, divenne avvocato e ben presto si inserì, grazie alla padronanza dell'inglese, si inserì nel contesto della colonia inglese a Napoli, che all'epoca, intorno al 1844, era forte di circa 500 unità. Di 500 unità. Ebbe innanzitutto il plauso di Sir William Temple, che all'epoca era l'ambasciatore inglese a Napoli. Conobbe successivamente il signor Sir Thomas Charmichael e in tempi brevi conobbe la figlia, sposò la figlia che andò in Scozia. Ma una delle parti più importanti e determinanti è stato l'incontro con Mr. Minto, che era un ministro di Russell a Napoli. Era venuto per quale motivo? Doveva, intorno al 1848, pensate che il 15 maggio del 48 è stata la cosiddetta rivoluzione liberale e giacobina, se vogliamo definirla in questo modo, Mr. Minto doveva convincere Lagaita a parlare con Ferdinando II di Borbone per concedere un parlamento indipendente per la Sicilia. Ma tutto questo ovviamente non fu concesso, e tant'è vero che Lagaita nel 1851 fu arrestato per i complotti dei famosi morti del 48. Però non trovarono delle prove, per cui il governo borbonico preferì, siccome era effettivamente un elemento abbastanza pericoloso, preferì allontanarlo e gli concesse il passaporto per l'Inghilterra. Arrivò a Liverpool, dove conobbe il Panizzi, un altro fuoriuscito nato a Brescello, il quale immediatamente gli procurò un lavoro di insegnante di italiano di lettere a Liverpool. Fu una scalata di potere incredibile, perché fu nominato Sir dalla regina, fu segretario di Gladstone, dove lo conobbi a Napoli nel 1850 in occasione delle famose lettere di Gladstone, che praticamente dicevano che Napoli era la vergogna d'Europa e del mondo per la relegazione dei carcerati nelle carceri borboniche. Poi lo stesso Lord Lennox, inglese al Parlamento britannico, sconfessò questa tesi di Gladstone, e lo stesso Palmerston, in quanto il Gladstone si era recato a Napoli semplicemente per 4 mesi, proprio esclusivamente per la figlia, perché era ammalata agli occhi. Quindi non aveva mai visitato le carceri borboniche. Quindi Napoli e i Borboni non potevano essere la vergogna dell'Europa. Le lettere furono state scritte da Lagaita. Un'altra cosa importante è dove effettivamente Lagaita poteva, è stato un lago della bilancia, perché in qualche modo poteva anche fermare l'avanzata garibaldina. Garibaldi sbarcato, un momento c'è da dire molto, sbarcato a Marsala, ma è stata una congiura internazionale della massoneria inglese e in modo particolare dell'Inghilterra. Tant'è vero che nella rada di Marsala l'ammiraglio Mardi, con le due navi, l'Argus e l'Intrepid, poi c'era un'altra nave, il vapore Scilla, che faceva da tramite tra il Lombardo e il Piemonte. Ma se da dire un'altra cosa, c'era mezza flotta inglese nel Mediterraneo. Noi conosciamo tutti e 15 nomi delle navi inglesi. Garibaldi finalmente, attraverso il tradimento e l'oro delle 5 milioni delle piastre d'oro turche, comprati i generali borbonici Landa, Letizia e a Marsala, fino a Palermo, arrivò a Palermo e stava per sbarcare ovviamente in Calabria. Ferdinando II aveva capito la fresca, Francesco II aveva capito la fresca e avvisò immediatamente Napoleone III. Chiese a Napoleone III un intervento, perché aveva capito che non è soltanto le camicie rosse,
ma era l'ingerenza dell'Inghilterra che voleva la fine dello Stato delle Due Sicilie. E su questo si può parlare, si può fare una discussione di giorni e giorni, il perché l'Inghilterra volesse proprio la fine delle Due Sicilie. Allora Napoleone III non poteva agire da solo, ma doveva avere il consenso di un'altra potenza del Mediterraneo, quale l'Inghilterra. E quindi si rivolse a Russell, primo ministro inglese, il quale in un certo momento avallò, ma questa è stata tutta una sceneggiata, perché Russell come primo ministro sapeva del complotto anglo-massonico nei confronti del Regno delle Due Sicilie, quindi si giocava un po' come il gatto e la volpe. E che cosa fece? Cavour, venuto a conoscenza di questo colloquio fra Russell e Napoleone III, dice: ma perché non parli con un certo Giacomo La Caita, che è tanto vicino amico di famiglia di Russell, del primo ministro? E così Giacomo La Caita fu il capo espiatorio di questa situazione, il quale convinse, secondo me fu tutta una messa in scena, perché non poteva, anche se fosse stato un insegnante di lettere, anche un esponente molto importante della massoneria italiana e inglese, ma sicuramente non poteva convincere un primo ministro a desistere. E quindi Russell fece leva su Napoleone III e Napoleone III ovviamente abbandonò l'impresa di intervenire a favore di Francesco II di Borbone. Ecco, quindi quando qualcuno mi dice: ma l'Inghilterra che cosa c'entra? L'Inghilterra ha avuto un ruolo predominante insieme alla massoneria, perché Francesco II era il figlio della Santa, Francesco II lo chiamavano Bigotto, Francesco II era devoto al Papa, quindi bisognava distruggere lo Stato della Chiesa e quindi tutte quelle monarchie che appoggiavano la Chiesa. Questo era uno dei tanti motivi, se non poi quelli economici, industriali, quelli geopolitici, eccetera, eccetera. Un altro personaggio importante, tra l'altro, il La Caita per le sue opere fu nominato a Bitonto ministro, e fu nominato praticamente dal gabinetto Ricason, membro della rappresentante praticamente della società inglese in Italia, della EMBRO, una società per la costruzione delle strade ferrate maremmane. E non solo, Napoli è stata la prima ferrovia, forse si può dire, dopo l'Inghilterra in Europa. Fu nominato il La Caita dirigente delle strade ferrate meridionali, cioè, ma vi rendete conto di quello che stiamo dicendo? E non solo, della banca anglo-inglese, divenne senatore e poi nel 1895 morì a Posillipo. Gladstone fu uno dei grandi appartenenti a una potentissima loggia massonica, i sublimi maestri perfetti. Lui fu nato a Brescia, il paese di Don Peppone e Don Camillo, il famoso film, eccetera, eccetera. Nacque a Brescia, si laureò a Parma, ma dovette scappare in quanto Francesco IV mise al bando la carboneria e la massoneria. Riparò a Lugano e quindi in Inghilterra. Io vorrei dire: ma perché sempre in Inghilterra? Beh, ricordiamoci che nel 1313 l'Inghilterra accolse i Templari, che giustamente o ingiustamente, possiamo anche dirlo, furono perseguitati da Filippo il Bello. E quindi il gruppo di Templari che si era un po' scampato a questo, scappò in Inghilterra, e quindi l'Inghilterra li accolse. L'Inghilterra, non dimentichiamoci, che è stata la patria della nuova massoneria, quella che si viene definita speculativa, perché una volta i maestri, i franchi e i liberi muratori costruivano le cattedrali gotiche. Nel 1717 cominciarono a costruire l'uomo universale e le società universali basate su un principio: egalité, fraternité e liberté. Principi portati poi con la baionetta e non principi portati con la parola. Questo è quanto volevo dire. E passo di nuovo la parola, perché non vorrei tediarvi su questi argomenti. Cerchiamo ora di accelerare, perché vedete gli argomenti sono tanti e anche l'ora è tanta. Allora, ritorniamo un attimo all'arcipelago toscano.
gli accordi economici erano già stati presi nel 1859, vedete? Le società erano state formate, quindi voi ben sapete che Livorno, Napoli e Palermo furono porti franchi per gli inglesi. E poi c'è un altro aspetto, l'apertura del canale di Suez. Il traffico delle merci fu enorme, ingente. Guardate, ancora oggi Lloyd passa per Livorno, guardate, questi sono container, una fotografia scattata proprio. Andiamo veloce. Allora, cosa succede? Perché questo aumento, questo mandare le persone in miniera produce buoni effetti? Perché vedete, operai aumenta, questa è la relazione Sella, e noi abbiamo trovato come destinazione l'isola di San Pietro, ne giovano la Francia e l'Inghilterra. Allora, operai, parlo velocissimo, passano. Qui è l'anno 1863 e questo 1868-69. Quelli che chiamano operai si passa da 4.000 a 9.000. Le quantità in quintali da 189.000 nel 63 diventano 1.279.000. Il valore in lire da 3 milioni siamo a 13 milioni. 13 milioni. Ecco a che cosa servivano una parte di questi deportati. Spaventoso il traffico portuale per Liverpool, e qui partono da tutta l'Italia, Genova, Livorno, Napoli, e a dircelo è proprio il rapporto del console Cattaneo, e dice: Liverpool, dove pochi anni or sono le importazioni ed esportazioni dirette con l'Italia erano effettuate in gran parte dalla bandiera italiana e ora sono passate quasi interamente sotto la bandiera inglese, che li effettua col vapore. Gli italiani viaggiavano ancora a vela. Per garantirsi il minerale, la lignite era preziosissima per la chiesa inglese, addirittura abbiamo il consolato. E le quantità, e questo ce lo dice attualmente il comune di Lione d'Elba, sono 1.400.000 tonnellate all'anno. Addirittura spediscono locomotive e materiale ferroviario, guardate. E ovviamente i Sabaudi spostano la società Monteponi da Inglesias in Sardegna a Genova, 1865. Questo è il Pozzo Vittorio Emanuele e questo è il Pozzo Sella. Tutti ne trassero interessi economici. Questo è quello che rimane nell'isola di Cargoforte, una delle destinazioni miniere e salina. Addirittura li spedivano anche a Sagliano Micca. Ci siamo chiesti a far cosa a Sagliano Micca come luogo di destinazione. E c'erano piccole miniere aurifere, e Sagliano Micca era il luogo di provenienza della marmora. Veniamo a noi. Serve un PECOS. Ho preso in prestito da Orazio Flacco questa espressione per dire che tutti quelli che hanno avuto un incarico, docenti, professori, storici eminenti, hanno taciuto. Questi sono documenti sotto gli occhi di tutti, addirittura atti parlamentari. Hanno taciuto. Chiediamocelo. Passiamo immediatamente a un altro fenomeno. Pauperizzazione. Si chiama così un impoverimento di diverse fasce sociali. La pauperizzazione porta immediatamente, siamo al 1862, un fenomeno grave: bambini per le strade di Firenze all'accattonaggio, alla prostituzione minorile, destinati alla prostituzione, le bambine da 8 a 10 anni alla prostituzione da adulto. Noi non abbiamo il coraggio, siamo un paese più vicino all'ombrico che alla posizione eretta, però c'è chi ce l'ha il coraggio. E io l'ho trovato in questo signore qui, John E. Zucchi, che è un professore
di storia contemporanea in Canada, nell'Università di Montreal, e in Carl David Ibsen, che ho avuto l'onore di contattare personalmente, e che mi ha chiesto anche, di questo è un vanto che posso comunicarvi, mi ha chiesto i nostri due libri. E questo sono per un professore dell'Indiana in America che mi chiede due libri a un emerito sconosciuto come me, mi fa molto onore, mi fa piacere. E loro hanno parlato di bambini e hanno citato Paolucci Raniero di Caboli, che era segretario all'ambasciata italiana in Francia 1 agosto 1863 a Parigi. Pauperismo in terra di lavoro, la terra da dove io vengo, fenomeni terribili, e questi sono raccontati, come abbiamo detto, da Paolucci nel libro Il caso Dreyfus. Mentre in Italia si propaganda Cuore, il libro Cuore e la favola di Pinocchio, in realtà, come potete vedere, una quantità bella sostenuta di bambini vengono di terra di lavoro, vengono spediti in Francia a lavorare e anche a morire nelle vetrerie. Nord America, traffico di donne e bambini. I giornali locali in quel periodo, 1873, parlano di 80.000 italiani, bambini italiani, nelle città del Nord America, delinquenti e prostitute. Eccoli qua. Ma da deportati a immigrati si fa in fretta, eh? Rendiconto del Parlamento. Guardate, questo Vaccari Enrico, che è domiciliato coatto a Carloforte in Sardegna, domanda la cessazione di tale misura ed il passaporto per passare all'estero. Gli affari sono affari, vedete? Ritorna, eh? Lloyd Sabaudo, spedizioni e linee celerissime per il Nord America, l'emigrazione, la grande emigrazione, 14 milioni di persone. Il fenomeno è anche peggiore, più ampio e peggiore. Abbiamo il delegato del governo che si lamenta, scrive al prefetto che queste donne entrano in chiesa scalze. In realtà sappiamo da altri documenti che di nottetempo venivano spostate dal luogo di relegazione di Ottavio Alfaro per prostituirsi, e lo dice il medico, il dottore, che tra l'altro sembrerebbe, dalle dicerie sempre che compare nei documenti, che ne avesse in casa 3 o 4 per curarle dalle malattie veneree che avevano contratto. Vedete? C'erano timbri, eh? Questo era deportazione messa a sistema e relegazione messa a sistema. Ora vi facciamo vedere, sto in silenzio, velocissimo, vi facciamo vedere 3 o 4 diapositive che sono i primi nominativi, cioè un elenco così, diciamo, a campione, un piccolissimo esempio di numero di persone deportate. I luoghi. Ancora un attimo. Nelle nostre città, Firenze, Napoli, Roma, Milano, Novara, Genova, Noto, Pescara, Cassino, Lanciano, Atessa, Aprilia, Mola, di Bari e forse anche tante altre, comprese Bomba, abbiamo la rievocazione di questi personaggi. Guardate la statua, siamo qui in Abruzzo, vicino, non tanto lontano dalla vostra regione. Noi dobbiamo fare conti con la realtà, dobbiamo capire, vogliamo capire, perché rievochiamo, perché spendiamo 4 miliardi
a fronte di una realtà storica, di una verità storica dei documenti che è totalmente diversa da quella che ci hanno raccontato fino ad ora. Vedete, il re Sabaudo non fu un re fantoccio, fu coinvolto direttamente, dà delle disposizioni e dice di reiterare alcuni articoli della legge 7 febbraio, che era quella, la seconda legge pubblica. E questo è il documento dei documenti, nel senso che qui Silvio Spaventa ammette al suo ex ministro da segretario, lui era segretario, abbiamo visto, ammette al suo ex ministro un numero di deportati, vedete? E dice dal settembre 63 ad agosto 64 i vari manutengoli e camorristi fatti arrestare in virtù della legge Pica furono quasi un 12.000. In 10 mesi 12.000. A questo punto io vorrei farmi promotore, questa è l'ultima delle diapositive, scusate se ci siamo attardati, ma l'argomento era così importante per noi, e io vorrei farmi promotore di una iniziativa, io e Miriam e tutti noi che abbiamo relazionato, vorremmo farci promotore di questa iniziativa, il 25 agosto giornata della memoria, perché abbiamo un giorno per la memoria per ogni cosa in questo paese, ma non abbiamo la schiena dritta per ricordare le nostre nefandezze. Dobbiamo fare i conti con la realtà. Queste persone metaforicamente ci hanno scelto, e ci hanno scelto per raccontarvi a voi una storia di infame deportazione 70 anni prima del nazismo. Dobbiamo fare i conti con questa realtà storica e dobbiamo fare anche presto, perché il tempo passa e la nostra vita passa. Grazie. Allora, possiamo riaccendere le luci. Mi sembra che è giustificato il protrarsi di questa conferenza, nel senso che ci hanno dato da pensare, sono numeri, sono documenti, erano anche molto emozionati, mi sembra, e adesso naturalmente apriamo un piccolo dibattito, perché non penso che si possa rimanere indifferenti. Naturalmente ci possono essere state magari qualche frase, detta qualche frase un po' di parte, un po', diciamo, con toni più accesi, però penso che tutto quello che è stato mostrato e sia inoppugnabile, sia vero. Io apro il dibattito dicendo che personalmente ho imparato molte cose negli ultimi 5 anni, grazie ad altri risorgimenti e grazie agli amici, appunto, Loretta e Miriam, abbiamo approfondito tematiche veramente scottanti. Che fossero 1, 2 o 12.000, il numero, non facciamo proprio il calcolo preciso, i conti della serpa. Sono comunque sempre dietro persone, bambini, storie di persone che hanno sofferto. Sappiamo che sono state commesse delle ingiustizie, sappiamo che sono stati commessi dei soprusi. Io voglio soltanto ricordare, loro non l'hanno citato, ma l'ho imparato da loro, che i Savoia in questo periodo progettarono di mandare i deportati in una sperduta isoletta del Borneo, quindi nel sud-est. Comunque in Estremo Oriente, quindi mandarono una nave militare italiana a perlustrare quei mari lontani, ricordiamoci che Salgari in quegli anni o comunque giù di lì ambientava i suoi romanzi da quelle parti, che comunque l'avventura esotica, e questa cosa poi non andò in porto perché ci fu anche il governo inglese, che tra virgolette aveva usato per 2 secoli l'Australia per queste cose, e si dichiarò diciamo contraria, che non era una cosa fatta per bene, perché si voleva affittare un'isola da qualche sultano di quelle parti o comunque rajah di quelle parti per poter deportare tutti
i deportati, mentre quindi sai, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, no? Non li vedi perché alla fine l'isola Capraia e Giglio erano vicine, tra virgolette. Poi non se ne fece più nulla. Quindi progetti anche faraonici. La cosa più triste che mi ha commosso e colpito, e qua concludo, sono quegli studi nordamericani, canadesi, avete visto Pinocchio, è stato citato nel titolo, di tutti questi bambini, che saranno stati anche orfani sicuramente, che sono stati mandati a fare lustrascarpe, a cattoni, ragazzi della vetreria, per quindi lavorare in degli ambienti poco salubri, eccetera, perché tanto non avevano forse più nessuno. Vabbè, mamma, fra deportati e briganti, magari non avevano più nessuno. Quindi comunque storie tristi, che non tutti accettano. Quindi io spero che qualcuno di voi possa fare un intervento, perché ecco, a prescindere dai numeri, dalle inesattezze, dagli studi in corso, è una pagina nuova di storia che penso nessuno aveva mai sentito, quindi inaudita in questo senso. Qualcuno? Ecco, Marco, tieni il gelato. Ah, scusa. Ma perché se si sente bene, viene anche ripreso dal nostro cameraman, che ringraziamo, l'ingegnere Luca Manini. Allora, io ho tre domande, non una ma tre domande. Allora, la prima riguarda il vostro lavoro portato sul territorio toscano. Come reagisce il territorio toscano a questo lavoro che voi state in qualche modo con merito portando avanti? Le faccio una alla volta in modo che... Siamo riusciti, grazie a un preside di una delle cittadine in provincia di Firenze, a spiegare un po' di queste tematiche, di questi problemi a scuola. Ed è l'unico punto in cui siamo riusciti a parlare di questo argomento. Una libreria dell'Empolese, per esempio, mi aveva promesso di fare una conferenza su questi argomenti, ma non mi ha mai chiamato. Questo è quanto. La sensibilità la stiamo trovando più verso nord, però siamo stati ben accorti a Benevento, per esempio, dove abbiamo parlato di questi argomenti, l'uditorio era parecchio nutrito e poi anche domande, sono state fatte diverse domande, il dibattito è stato piuttosto serio, ma si sono resi conto, e questo l'abbiamo percepito, della gravità delle cose che dicevamo. E scusate la mia partecipazione, a volte forse eccessiva nel modo di esporla. Ecco. Seconda domanda, quanti fogli di via siete riusciti a rintracciare negli archivi? In questo momento, un anno fa, abbiamo dovuto cambiare il metodo di indagine, perché vogliamo... non vogliamo appartenere alla pubblicistica. Gli storici ufficiali, quando parlano di noi che non abbiamo titoli accademici, ci scartano dandoci della pubblicistica. Noi invece vogliamo fare un percorso serio, perché mostriamo dei documenti veri, originali, che si possono trovare negli archivi. Li vogliamo catalogare e spiegare secondo un metodo scientifico. Abbiamo sentito di ricerca scientifica in questo senso, storico. Abbiamo sentito la necessità di cambiare metodo e lo stiamo facendo. Noi siamo persone della società civile che lavorano e dedicano parte di questo tempo, una parte del proprio tempo libero a questo. Abbiamo davanti circa 30.000 documenti di tutti i generi e di tutti i tipi, in uno solo degli archivi che abbiamo consultato. Abbiamo un lavoro immane e mastodontico. Così, per dare una risposta, ad occhio ne avremmo incontrati forse 300-400, però non abbiamo ancora consultato tutti i faldoni, che diciamo, è una risposta che non è esatta. Molti si sono persi. Sì. Ultima domanda, la stampa sotterranea borbonica. Come ha reagito a questo tipo di deportazione? Sicuramente ci sarà stata una stampa clandestina che in qualche modo ha portato avanti un discorso di tutela
da parte dei Borboni. Quindi come ha reagito la stampa, i media borbonici, come hanno reagito a questo tipo di deportazione? All'epoca? All'epoca, sì. Vigeva la censura. Io ho mostrato un decreto del 59 in cui tutto doveva passare attraverso il Ministero e l'autorizzazione a pubblicare le notizie. Però devo ammettere che io ho consultato solo il Pungolo e un altro giornale, e lo Zenzero, e non ho molto approfondito questo argomento, però è uno spunto per il futuro, perché ovviamente potrò trovare molte indicazioni su questo. Io ringrazio per questo filone nuovo che non avevo pensato fino ad ora. Forse Gennaro può dire. Sì. Scusa. Dunque, volevo semplicemente dire questo, che dopo il 1861 c'è stata, come diceva Giovannone, la censura totale, con la chiusura delle accademie di belle arti, accademie musicali, scuole, per circa 15 anni. Quindi un buio totale. E nessun giornale napoletano poteva parlare di questa cosa. Pena la carcerazione immediata. Io mi riferivo principalmente a diciamo, giornali clandestini o comunque a quel sottobosco che poteva nascere in un momento di censura forte. Quindi se c'erano documenti diciamo, non ufficiali, diciamo, clandestini, che potessero dare valore maggiore a questo tipo di realtà. Non c'era assolutamente possibilità di poter attingere a fondi, perché c'era l'archivio Borbone, cioè la situazione era completamente in mano, innanzitutto era la Camorra che gestiva a Napoli, con Torre di Crescenzo, con Romano e quindi Cialdini, non c'era possibilità assolutamente, c'erano i cosiddetti congiurati. Ricordo i congiurati di Frisio, che furono tutti carcerati lì a Posillipo, ma non c'era possibilità di comunicare. Il colonnello del giudice fu arrestato, tutti i generali borbonici venivano arrestati, i manutengoli venivano arrestati, ex ufficiali borbonici arrestati. Non c'era probabilmente tabula rasa, non c'era nessuna possibilità. L'Arlecchino era un giornale inizialmente borbonico, ma poi attraverso il Manganaro, attraverso i vari caricaturisti dell'epoca, i disegnatori, i vignettisti dell'epoca, sì, tutte le loro cose erano fatte a favore dei piemontesi. Quindi non c'era nessuna possibilità, anzi, dirò di più, nel 1862 Vittorio Emanuele stanziò circa 100.000 lire affinché tutti i pittori napoletani decantassero i fasti attraverso la pittura, la scultura, attraverso la letteratura, i fasti di Garibaldi e del Piemonte. Quindi si è sovrapposto una situazione completamente nuova, e le notizie non filtravano, le notizie che stiamo scoprendo ora attraverso gli archivi. Ci sono ancora degli archivi che sono segretati, è impossibile arrivare all'archivio di Stato di Roma. Cioè, noi possiamo accedere all'archivio del KGB, a quello delle Schutzstaffel, ma non a quello del brigantaggio, soprattutto del museo dell'archivio di Stato di Roma. È impossibile da parte dei ricercatori. C'è ancora questa chiusura. Com'è possibile che in un'epoca nel 62, nel 63, dove i borboni o filoborbonici venivano insieme alle loro famiglie prelevati e relegati, era impossibile che circolasse un minimo di... anche perché la maggior parte poi morivano, cioè non è che ritornasse qualcuno indietro. Cioè, abbiamo dei documenti sopra che, di altre località, migliaia e migliaia di relegati trovati a Vinadio, oppure il castello di Vinadio nei pressi di Val di Susa, a Torino, con migliaia e migliaia di relegati, Saliceta San Giuliano. Le notizie non filtravano, era impossibile che filtrassero. I giornali ormai erano in mano al Piemonte, ai loro spagnozzi e soprattutto ai venduti della Nuova Italia. Questa è la verità. Grazie. Quindi a meno che non ci siano delle scoperte quasi archeologiche, archivistiche, che ne so, in archivi privati, di famiglie nobili, oppure murati in qualche segreta, dietro qualche battone, è difficile che questa letteratura grigia, insomma, che si pizzini potessero
circolare e anche essere ritrovati. Allora è un po' tarda, non so se ci sono altre domande. Io ringrazio chi è intervenuto, adesso siamo un po' di meno, ma prima eravamo una trentina. Adesso c'è uno scambio di piccoli presenti. Se Marco può salire un attimo sul palco, so che hanno preparato per il professor Gennaro e per Miria e Loreto due piccoli cadeau, due piccoli presenti, sono delle pubblicazioni. Allora iniziamo con Miria e Loreto. Questo qui, c'è qui Marco, le ho già portate qui. Ecco, sono dei libri su Montecosaro, quindi a dei ricercatori vengono dati libri sulla città di Montecosaro, e anche al professor Gennaro lo stesso omaggio, e cioè ci sono delle pubblicazioni da parte della biblioteca, e mi sembra che anche Loreto e Miria ci hanno un presente. Vorremmo partecipare con le nostre modeste, se hanno portati nella biblioteca comunale e verranno messi a disposizione della cittadinanza. Quindi italiani e deportati sono le due pubblicazioni di Miria e Loreto, che adesso troveranno la catalogazione, la sistemazione della piccola biblioteca Malerbi di Montecosaro. Lascio per concludere questa serata la parola a Marco per i saluti finali e sciogliamo questa bella assemblea. Ringraziamo ancora chi è intervenuto, ringraziamo i relatori che sono stati puntualissimi e molto molto esaustivi nel loro modo di esporre e di raccontare qualcosa che non è conosciuto. Noi rinvidiamo tutti i presenti alle future iniziative che faremo grazie al centro studi e grazie a tutte quelle attività che ruotano intorno alla biblioteca e al teatro comunale. Vi auguro una buona notte e al prossimo incontro. Grazie. Grazie. Io non li ascolto.